Dei trasformatori utilizzati come strumenti di misura o in combinazione con gli strumenti di misura, ma di fatto diventano gli strumenti di misura a tutti gli effetti. Abbiamo parlato del trasformatore voltmetrico, che serve quando voglio misurare valori di tensione molto elevati o comunque valori di tensione che eccedono il fondo scala dello strumento che intendo utilizzare. Analogamente posso utilizzare un trasformatore per fare delle misure di correnti più elevate di quelle che lo strumento amperometrico a disposizione può realizzare. Quindi in questo caso ho una connessione, se schematizzo il mio trasformatore in questo modo, il trasformatore, vedete, a differenza, diciamo, di quanto accade normalmente, se questa è la linea, qui c'è la corrente che voglio misurare, il trasformatore viene messo, diciamo, in serie alla linea, così come un amperometro. Quindi l'avvolgimento primario viene attraversato dalla corrente che intendo misurare, in questo caso I con 1. Qui collego l'amperometro, quindi qui circolerà una corrente I con 2. E immaginiamo che qui di avere un trasformatore con N con 1 spire al primario e N con 2 spire al secondario. E io so che, diciamo, che va la relazione N1 I con 1 più N2 I con 2. Ricordate, qua la riluttanza del circuito magnetico per, se questa relazione per esempio vale in sinusoidale, per il fasore del flusso di mutua. Se suppongo, abbiamo detto, che le linee di forza del campo magnetico all'interno del nucleo del trasformatore non cambino passando da vuoto a sottocarico, tutto questo è anche uguale a N1 di 1,0. Se questo termine è trascurabile, lo trascuro, posso scrivere che I con 1 N1 I con 1 è uguale a meno N2 I con 2 e quindi I con 2 su il modulo I con 2 su I con 1 è uguale a N1 su N2. Questo significa che se leggo una corrente, la corrente I con 1, la posso ricavare, il modulo della corrente I con 1 la posso ricavare come prodotto del modulo della corrente I con 2 che leggo sull'amperometro per N2 su N1 per l'inverso dei rapporti di trasformazione. Questo però è ovviamente un circolo uguale che ingegneristicamente ci può andar bene quando vado a modellizzare la macchina, quando però il trasformatore diventa uno strumento di misura deve essere in grado di caratterizzarlo anche dal punto di vista numerico, cioè io devo sapere qual è l'errore che commetto. Prima, diciamo, di addentrarci in questo, volevo dire il nome. Vabbè, questi trasformatori vengono chiamati anche TA, che sta per trasformatori amperometrici, va bene? In contrapposizione ai TV, trasformatori ohmmetrici. Vi dico subito che questi trasformatori sono molto molto utilizzati in ambito industriale, in quadri di misura, eccetera. Fino a qualche anno fa lo erano proprio in maniera estensiva. Adesso ci sono dei dispositivi elettronici, sono delle sonde a effettori, ne abbiamo avuti anche in laboratorio, che misurano in maniera statica la corrente, però diciamo ancora per valori elevati di corrente rimangono i più utilizzati. Le sonde a effettori si utilizzano soprattutto quando ho la necessità di effettuare misure con tempi di risposta, con banda passante molto molto stretta, no? Per esempio nel controllo di razionamento, imparerete poi, o nel controllo di convertitore. Quando non ci sono queste esigenze si utilizza l'ITA. Allora, anche per l'ITA si introduce l'errore di rapporto. L'analogia a quanto fatto per il TV, cioè l'errore di rapporto è in realtà la differenza fra il rapporto I con 1 su I con 2, N2 su N1, meno I con 1 su I con 2. Diviso N2 su N1.
Cioè, è la differenza sostanzialmente tra il valore ideale del rapporto tra le correnti, il valore effettivo del rapporto fra le correnti rapportato al valore ideale, in maniera da renderla dimensionale. Questo in genere si indica con eta nell'ordine di valore. E quindi parlare di un errore, per esempio 0,2, significa che, diciamo, io posso avere uno scostamento tra il rapporto sphere, o l'inverso del rapporto sphere, a seconda di come volete vedere, e il rapporto fra le correnti pari in per unit a 0,02, che a 0,2, quindi diciamo che è un valore elevato, 20%. In genere questo eta si misura poi per il percento, e quindi diventa in maniera analoga a quella che è la classe dello strumento. Praticamente eta uguale 2% significa che questo errore al massimo è pari al 2%. Allora, accanto all'errore di rapporto c'è un po' l'errore di fase. Perché l'errore di fase? Perché in realtà, diciamo, la corrente che misuro non è esattamente in fase o in opposizione di fase, in questo caso in opposizione, nel converso delle correnti che ho preso, rispetto alla corrente che voglio misurare. Proprio per la presenza di questo termine, che determina anche uno sfasamento, mi trovate. Quindi, diciamo, l'errore di fase è banalmente la fase del rapporto I con 1 su I con 2. La fase di questo rapporto, che chiaramente è diversa da 0 o da 180 gradi, a seconda di come la vogliamo guardare. Insieme con queste due grandezze si definisce poi, ripeto, sempre in maniera analoga a quanto abbiamo fatto per il TD, il concetto di prestazione, ed è dato in volt ampere o kilovolt ampere di un TA, che è la massima potenza che il trasformatore può fornire, potenza apparente che il trasformatore può fornire, senza uscire, eccedere i valori dell'errore di rapporto e dell'errore di fase che lo caratterizzano. Quindi io compro per esempio un trasformatore che ha 2% di errore di rapporto e 1 grado di errore di fase, prestazione 50 volt ampere. Significa che se fino a quando il trasformatore eroga una potenza minore o uguale di 50 volt ampere, l'errore di rapporto che commetterò nell'effettuare la misura di corrente con questo schema sarà inferiore al 2 minore o uguale del 2%, l'errore di fase sarà minore o uguale del 2%. Ok? L'errore di fase dove è importante, ve l'ho detto, dove è importante la fase nella misura della potenza, quando devo misurare, diciamo, devo misurare una tensione, una corrente, lo sfasamento della tensione corrente per poter arrivare a misurare la potenza attiva, banalmente un problema di tariffazione di energia in, per esempio, in media tensione o addirittura in alta tensione. Ora cerchiamo di capire come è fatto un TA rispetto a un qualunque trasformatore, perché la domanda è sempre la stessa: posso prendere uno dei trasformatori che avete visto in laboratorio, che adesso avete finalmente visto in laboratorio, e utilizzarlo come TA? Beh, la risposta, diciamo, sta, la possiamo ricavare sempre dal circuito equivalente del trasformatore, circuito equivalente completo. Qua c'è la corrente I con 1, qua c'è il nostro cappio con l'induttanza R con L e la resistenza R0, la I con 0, la I con 1, R con 2, X1, 2D o D2, non mi ricordo adesso quale abbiamo usato, io non vado a memoria, però è questa la realtà di spessore secondaria. R1 e X1 o XD1, reattanza di dispersione primaria. Per analogia mettiamo pure qua X1. Bene, se questo è il circuito equivalente, io voglio che questo termine, vedete, cioè io voglio che valga questa relazione, perché se vale questa relazione non c'ho né errore di fase né errore di rapporto. È vero?
far valere questa relazione, questo termine o in alternativa questo dovrà essere il più piccolo possibile. Questo significa, per esempio, si cerca di fare l'avvolgimento primario con il minor numero di spire possibile. Addirittura, per venerdì ve li faccio vedere, se no, ho detto io italiano, se mi viene, facevo arrivare un TA. Ci sono dei TA addirittura, provo a fare un disegno. In cui il primario è passante, cioè la corrente che devo misurare, I con 1, viene fatta, vedete, come se avessi un'unica spira il primario. Poi qua sopra ci sono i connettori, vabbè, e qua si mette, diciamo, il nostro amperometro e qui la corrente. Quindi in questo modo si realizza un'unica spira al primario. Non sempre è possibile, perché bisogna far passare il filo dentro. Quindi sopra ci stanno anche delle altre prese di varie per poter realizzare la connessione così come abbiamo rappresentato. Quindi n con 1 si cerca di farlo il più basso possibile e ovviamente, come al solito, si cerca di avere una riluttanza del circuito magnetico che sia la più piccola possibile. Io vi ricordo che la riluttanza, vista come integrale, integrale in L su mi per S, cioè o se lo volete la sommatoria estesa ai diversi tronchi magnetici della lunghezza di ciascun tronco, diversi tronchi in cui posso immaginare suddividere il circuito magnetico del trasformatore supponendo che abbia una sezione costante per una priorità costante, mi con I e S con I. Vabbè, quindi devo lavorare a alta permeabilità e per lavorare a alta permeabilità, così come abbiamo visto nel caso del TV, si lavora, avete visto, la se andate a guardare la caratteristica di cui delle averini dell'HCST, si vede chiaramente che tra l'altro credo che ci sia anche un grafico di permeabilità. La massima permeabilità, il rapporto, se qua ci metto B o Φ è la stessa cosa, è H, poiché B è uguale a mi per H, e il rapporto, diciamo, la tangente, la pendenza della tangente a questo diagramma, la massima permeabilità voi l'avete per valori di induzione abbastanza bassi. Diciamo che normalmente questi oggetti lavorano con valori di induzione B che sono di 0,2, ma anche meno, 0,2 tesla, 0,2 Weber su metro quadro. Questo allora cosa vuol dire? Poiché, diciamo, la tensione impressa mi definisce il flusso, poiché il flusso è induzione per sezione, se l'induzione è molto bassa, fissate il flusso, la sezione sarà molto grande. Quindi a parità di potenza, potenza che nel caso di questi oggetti si chiama prestazione, no? Un TA risulta essere molto più grande, o ciò che è lo stesso, a parità di dimensione la prestazione di un TA è molto più piccola della potenza apparente del suo cugino trasformatore. Quindi sulla resistenza, come ho detto, ovviamente si cerca di fare in modo che non ci sia flusso disperso, se lo guardiamo sul circuito equivalente, io devo ridurre il più possibile, diciamo, le cadute, sia la resistenza dell'avvolgimento, sia le cadute di carattere induttivo dovute all'induttanza di dispersione. Anche in questo caso mi vuole, per esempio, a nuclei qua all'interno, cioè nuclei coroidali, in modo tale da realizzare il migliore accoppiamento tra avvolgimento e circuito magnetico. Perde il ferro basso, vabbè, questo, diciamo, lo riuscite a immaginare. Torniamo un attimo alla domanda, che potrebbe essere oggetto di un esercizio. Magari la prossima volta ne facciamo qualcuno, facciamo una serie di esercizi. Ma per esempio, dato un trasformatore di cui conosco i parametri, ricavare la prestazione affinché l'errore di rapporto, qualora fosse usato come TA o come TV, per esempio, è la stessa cosa, rientri nel 2%. Che significa? Significa sostanzialmente contenere in una certa misura questo valore, questa quantità, quindi contenere questa corrente, e quindi di conseguenza io dovrò limitare il valore della fissata la tensione, il valore della corrente che circola negli avvolgimenti fino a quando quel valore N1 con 1,0 è al di sotto del corrispondente valore che mi consente di rimanere nei limiti per stazione. Riflettete un attimo, poi lo facciamo insieme l'esercizio, cioè, è abbastanza istruttivo.
No, la cosa che vi volevo dire, ovviamente, è che questa condizione, questo termine è tanto più piccolo, questa condizione è tanto più vera quanto più sono in cortocircuito, quanto più sono a vuoto. Dipende dal flusso, ragioniamo sul flusso. Il flusso che fa passando da vuoto a sottocarico? Abbiamo analizzato questo, è abbastanza estensiva nella seconda lezione. Abbiamo detto che il trasformatore si dice con la macchina a flusso costante, ma in realtà diminuisce. E quindi quanto più sono in cortocircuito, perché più del cortocircuito posso caricare il trasformatore, tanto più questo termine è piccolo e questa relazione è meglio verificata. Ma lo riusciamo a vedere anche da qui, no? Il peso di questo termine è tanto più piccolo quanto più alta è questa corrente, e quindi quanto più sono vicino alle condizioni di cortocircuito. Quindi questo, un trasformatore utilizzato come TA funziona tanto meglio quanto più è in condizioni di cortocircuito. Ma qui la cosa, così come nel TD, ci viene in aiuto la caratteristica intrinseca dello strumento che utilizza il secondario, perché sapete che un amperometro ha un'impedenza molto bassa. C'è però un dettaglio sul quale volevo farvi soffermare: questi oggetti non possono lavorare a vuoto, se lavorano a vuoto si possono danneggiare seriamente, tant'è che normalmente sulla piastrina, sui morsetti del secondario, hanno una piastrina di cortocircuito che viene permanentemente inserita. Voi prima collegate lo strumento e poi togliete la piastrina di cortocircuito, in maniera tale che il secondario rimane sempre in cortocircuito. Vediamo perché non è consigliabile che questi oggetti lavorino in avvuto. La risposta sta sempre nella caratteristica del trasformatore, nella caratteristica flusso corrente F con M, I con M, oppure se volete B, H, è la stessa cosa, no? Perché qui è a meno della sezione, e qui è a meno dell'ampio spirito. Bene, immaginiamo che questa caratteristica, semplifichiamo, facciamola che sia questo tipo, no? Non ci sia esteresi, considerava ieri una magnetizzazione, immaginiamo che sia un primo tratto lineare e un secondo tratto qui tende verso la permeabilità del vuoto. Vi faccio notare che questo oggetto, così come ho esordito, è collegato in maniera diversa da come normalmente collego un trasformatore, è collegato in serie al circuito in cui è inserito. Quindi è attraversato il primario dalla corrente che voglio misurare. Quindi la grandezza di forzamento non è la tensione, ma è la corrente, che chiaramente io con questo schema di misura non altero la corrente che sto misurando, comunque la devo alterare il meno possibile. Quindi la corrente sarà in qualche modo definita dal carico che sta a valle, da tutto il sistema che sta a valle. Quindi il forzamento è la corrente. Ma allora, se il forzamento è la corrente, quando la macchina lavora a vuoto, I con 2 è uguale a 0. Quindi tutta la I con 1 diventa corrente, immaginiamo che non ci sia la perdita del ferro per un istante, diventa corrente magnetizzante. Vi trovate? Quindi avete una corrente magnetizzante che coincide con la I con 1. Se qua mettiamo il tempo, e questa qua ci mettiamo la I con 1. Corrispondentemente, andiamo a rappresentarci il flusso. Possiamo fare la costruzione grafica, ma il flusso di fatto qui in questa zona ha un andamento di questo tipo. Trovate, no? Se voi istante per istante vi andate a calcolare, quindi conoscete la corrente, valutate il flusso, riportate lo stesso valore qui, per forza di cose quando la corrente supera un certo valore di fatto il flusso non cresce più, perché è come se fosse in aria, quindi avete una curva di flusso nel tempo che è molto simile a un'onda quadra in un trapezio, no?
Questo perché? Perché la corrente con 1 non trova nessun corrispettivo al secondario e quindi è tutta corrente magnetizzante. Avete seguito? E che cosa accade a questo punto? Io vi ricordo che la forza elettromotrice indotta è meno N per N1, N2 del figor M su T. Quindi questa che è quasi un'onda quadra, io ho una forza elettromotrice indotta molto molto alta in corrispondenza del fronte di salita e del fronte di discesa dell'onda di flusso. Questa forza elettromotrice è così alta, quasi impulsiva, cioè quella è quasi un'onda quadra. Questa forza elettromotrice così alta ovviamente sollecita il dielettrico che costituisce l'isolante dell'avvolgimento del mio trasformatore e lo può distruggere, perché ovviamente non è stato dimensionato per quello. Allora, per questo motivo questi oggetti non si fanno mai lavorare a volt. Ripeto, quando avete un TA voi vedete che sul secondario, sui morsetti del secondario c'è la piastrina di cortocircuito e proprio dovete essere deliberatamente folli per toglierlo. Quindi si lascia la piastrina, si collega il l'amperometro, ovviamente se la lasciate con l'amperometro è cortocircuitato. Voi avete qui una piastrina, collegate prima l'ampero e poi togliete la piastrina, in maniera tale che l'amperometro è quello che sostituisce il cortocircuito e fa la misura. D'accordo? Domande? Come vedete c'è sempre un misto di teorico, ma anche di pratico. Bene, se non ci sono domande, passiamo adesso a studiare un altro fenomeno che ha ricadute pratiche abbastanza significative, che è rappresentato dal transitore di inserzione di un trasformatore. Cioè, il fenomeno che io voglio studiare è il seguente. Torno alla rappresentazione visiva del trasformatore con cui abbiamo esordito in questo corso, no? Chiaramente è una trasformazione, diciamo, schematica, non esiste nella realtà, perché i giochi sono separati dalle colonne, perché gli avvolgimenti sono entrambi presenti, vabbè, però è abbastanza efficace dal punto di vista didattico, quindi ho il mio avvolgimento primario, il mio avvolgimento secondario. Quindi immaginiamo qui di avere un interruttore, chiamiamolo T, qui ho una tensione V con 1, qui avrò una tensione V con 2, noi abbiamo chiamato con I con 1 e I con 2 le correnti primarie e secondarie, qui c'ho N con 1 studio e al secondario c'ho N con 2 studio. Noi vogliamo vedere transitorio di inserzione, no? Sì, termine lo chiarisce bene, che cosa succede quando a un istante T che assumo come istante T uguale a 0 io chiudo questo interruttore, quindi inserisco il trasformatore. Vedremo che ci possono essere dei problemi. Allora, supponiamo che la nostra tensione V con 1 sia ovviamente sinusoidale, quindi radical 2 V con 1 per il seno di omega t più alfa. Alfa cosa rappresenta? Cosa indica? Alfa definisce il valore della tensione nell'istante t uguale a 0, perché voi immaginate qui avete l'Enel, no? Che vi dà una sinusoide, quando andate a chiudere, voi potete chiudere mentre la sinusoide sta passando per il massimo, sta passando per 0, in un punto intermedio della discesa, sta salendo, no? Quindi diciamo, in generale la vostra V con 1 di t sarà una funzione sinusoidale dove alfa, ripeto, vedete, per V con 1 per t uguale a 0 è pari proprio al radical 2 di con 1
seno di alfa. Quindi se ho chiuso l'interruttore nel momento in cui la tensione stava passando per 0, alfa sarà uguale a 0 π greco. Se ho chiuso l'interruttore nell'istante in cui la tensione era massima, alfa sarà uguale a π greco mezzi e così via. Se era minima, alfa sarà uguale a π greco mezzi. Noi sappiamo che l'equazione che governa il funzionamento del primario, V con 1 è uguale, V con 1 più E con 1, abbiamo scritto, è uguale a R con 1 per I con 1 più L1 al D o LD1 per la derivata di I con 1 rispetto a T. Per studiare qualitativamente quello che succede, immaginiamo allora che il trasformatore sia ideale, quindi che R con 1 sia uguale a 0, e immaginiamo pure di poter trascurare il coefficiente della riduzione di dispersione. Quindi alla fine io avrò che V con 1 è uguale a meno E con 1. Vi ricordo che R con 1 è uguale a meno N1 per la derivata di F con N rispetto a T. E quindi potrò scrivere, sostituendo l'espressione della tensione, usiamo tutta la lavagna perché non ce la possiamo spostare, quindi radical 2 V con 1 per il seno di omega t più alfa uguale n con 1 del fi con n su del t alias del fi con n, il differenziale del flusso di nucleo è uguale a radical 2 V con 1 diviso n per il seno di omega t più alfa in dt. Seguite, posso allora integrare e quindi scriverò che fi con m al generico di santo t è uguale una primitiva di seno almeno coseno, devo dividere per omega, quindi viene meno radical 2 V1 diviso N1 omega per il coseno di omega t più alfa più una costante k. Beh, andando a fare l'integrale, risolvendo questa equazione differenziale, non avevo l'integro differenziale, non avevo l'integro. La costante k può essere determinata una volta che sono note le condizioni iniziali. Immaginiamo che φ con m, in generale all'istante 0 il flusso potrebbe, ci potrebbe stare un po' di magnetismo residuo nel nostro, nel nucleo del trasformatore. Chi di voi non ha sperimentato, per esempio un cacciavite messo a contatto con una sostanza ferromagnetica poi rimane leggermente magnetizzato, no? Perché comunque c'è un po' di flusso residuo. Ma facciamo l'ipotesi in cui il flusso all'istante iniziale sia uguale a 0. Quindi questo significa allora 0 uguale, sostituendo, meno radical 2 di 1 diviso n1 omega coseno di alfa più k. Da cui ci ricaviamo che k è uguale proprio a radical 2 di 1 diviso n1 omega coseno alfa. E quindi l'espressione generale del flusso di nucleo al generico istante t sarà uguale radical 2 V con 1 N1 omega, lo posso mettere in evidenza, quindi radical 2 V con 1 diviso N1 omega e moltiplica il coseno di alfa meno il coseno di omega t più alfa. Ora, al di là delle formule, vedete che il flusso è la somma di due termini, l'ipotesi in cui mi sono messo, è la somma di due termini, corrisponde sostanzialmente alla soluzione dell'equazione differenziale più ordine, no? La soluzione è la somma di due termini. Un termine è il termine, la risposta transitoria, l'altro invece è la risposta di regime. Questa è la risposta di regime, cioè il flusso che si stabilisce una volta che si è esaurito il transitorio di inserzione. Poi abbiamo il termine transitorio che nel nostro caso non decade,
Perché? Perché ho supposto nulli i parametri resistivi, cioè i parametri dissipativi, altrimenti avrete un'evoluzione, diciamo, esponenziale smorzata. Comunque, somma di questi due termini e la composizione di questi due termini dipende da alfa, vedete? Quindi possiamo immaginare di andare a considerare i due casi, che poi vedremo sui due casi, quelli in cui alfa è uguale a 0 e alfa uguale a pi greco meno. Alfa uguale a 0 che significa? Significa nel momento in cui ho chiuso l'interruttore, la tensione applicata è alfa uguale a 0, che significa? Quando chiudo l'interruttore, la tensione quanto vale? 0. Alfa uguale a pi greco mezzo significa che quando chiudo l'interruttore la tensione vale proprio il valore massimo, d'accordo? Dobbiamo fare un disegnino, cerchiamo di aiutarci. Allora, per alfa uguale a 0, pi con m di t sarà uguale a radical 2 di 1 diviso n1 omega e moltiplica 1 meno cosino di omega t quando alfa è uguale a 0. E quindi vedete, c'è un termine, vediamo qui, supponiamo che questo sia radical 2 di con 1 diviso n1 omega e questo è meno radical 2 di 1 diviso n1 omega, che i nostri specchietti di 90 gradi, così solo così riesco a misurare. Delle sinusoidi che poi non appaiono goffe. Bene, allora il termine transitorio, che poi in realtà nel nostro caso non si smorza, è questo. L'altro termine è radical 2 pi con 1 diviso n1 omega per meno cosino omega t, no? Vi trovate, lo scrivo qui, lo scrivo in maniera, cioè radical 2 di 1 diviso n1 omega meno radical 2 di 1 diviso n1 omega cosino omega. Andiamo a rappresentare quest'altro termine e poi li componiamo insieme. Quindi questa è una cosinusoide, quindi per t uguale a 0 parto da qui, da meno radical 2 di 1 diviso n1 omega, ok. Poi per omega t, qua posso riportare o t oppure riporto omega t, così è più comodo. Questo qui è pi greco mezzi, qua è pi greco, qua è 3 mezzi pi greco, qua è 2 pi greco, cerchiamo di non imbrattarlo troppo. Quindi per omega t uguale a pi greco mezzi questo viene 0, poi per omega t uguale a pi greco questo viene meno 1, con meno davanti fa più 1 e quindi diventa radical 2 di 1 diviso n1 omega, quindi questo fa così. Ok, poi evolve in questo modo qua. Questo è il termine di regime. Cioè è il flusso che avrei qualora si fosse esaurito tutto il transitorio. Guardate la lavagna, questa lavagna non si allarga. Bene, a questo punto cosa devo fare? Devo comporre questo termine col termine transitorio. Devo fare la somma di questi due. Quindi all'istante iniziale viene questo più questo e quindi parto da 0.
Ed è giusto che sia così, perché non so se ve l'hanno fatta vedere in questo modo, nel corso di analisi oppure nei corsi successivi che avete fatto, in cui avete usato l'equazione differenziale, ma il termine transitorio, fisicamente, nasce proprio per far sì che siano soddisfatte le condizioni iniziali. Quindi, poiché all'inizio, poiché il flusso è zero, e poiché il termine di regime nell'istante iniziale non ha valore zero, deve nascere una componente transitoria che, sommata alla componente di regime, fa in modo che sia soddisfatta la condizione iniziale. Chiaro, questa è fisicamente la natura del termine di regime. Dopodiché, diciamo, questa... qui dobbiamo essere a fare un po' di disegno. Qua ci dobbiamo mettere 2, radical 2 di 1, diviso da 1 omega. Sommando, chiaramente qui arriverà al doppio, perché vedete qui vale radical 2 di 1 e n 1 omega, sia il termine di regime, sia il termine transitorio. Poi qua scende così, poi viene qui, poi qui un'altra volta. Questa è la mia figonella di tipo totale. Ci siete, l'avete capito? No, abbiamo composto i due. Vi faccio notare, se fosse alfa uguale pi greco mezzi, quanto veniva il figone m di t? Come veniva? Il figone m di t uguale, qua viene coseno di alfa, viene 0, coseno di alfa quando alfa è uguale a pi greco mezzi, coseno di omega t più pi greco mezzi, quant'è il coseno di omega t più pi greco mezzi? E meno seno di pi greco mezzi, di seno di omega t, quindi alla fine viene radical 2 di 1 diviso n1 omega seno di omega t. Vedete, in questo caso il flusso è direttamente dato fin dall'inizio, fin dall'istante iniziale, è direttamente coincidente con il termine di regime. Perché? Perché il termine di regime all'istante iniziale soddisfa la condizione iniziale, quindi non c'è bisogno che nasca un transitorio, e quindi in quel caso, diciamo, mi troverei un flusso. Dove ci può essere il problema? C'è il problema. Vedete cosa succede? Che durante il transitorio, ripeto, se io mi portassi dietro analiticamente la resistenza soprattutto e anche l'induttanza, i termini di parassiti, questa componente di transitoria non sarebbe costante, ma avrebbe un'evoluzione nel tempo di tipo pseudo esponenziale. Ok? Per cui, diciamo, se ne scende lentamente. Ma alla fine quello che ci interessa è che, ripeto, scende lentamente, e che dopo, nel caso peggiore che si può verificare, tra un istante capiremo perché caso peggiore, dopo mezzo periodo io mi posso trovare un valore di flusso di mutua che è doppio o circa il doppio del valore del flusso di mutua che ho in condizioni di regime. Che il valore del flusso di mutua in condizioni di regime, l'ampiezza del flusso di mutua è questa. Questo è il flusso massimo per cui ho dimensionato la mia macchina, ok? Quando vado a fare il transitorio di inserzione, quando inserisco la macchina in rete e, poiché è casuale, becco l'istante in cui la tensione di rete sta passando per lo zero, io posso avere, dopo mezzo periodo, vedete, anche se quello se ne scende esponenzialmente, non sarà il doppio, sarà 1,8 volte, ma comunque un valore di flusso nel circuito magnetico di mutua che è circa doppio rispetto a quello che ho in condizioni di funzionamento normale. Mi seguite? Questo cosa vuol dire? Ricordatevi sempre la caratteristica. Qua c'è il flusso e qua c'è la corrente. Io la macchina la dimensiono per lavorare più o meno sul ginocchio della caratteristica. Questo è il valore, diciamo, figonerme che uso per dimensionare la macchina. Se il flusso raddoppia, la corrente quanto vale?
vale più che il doppio, no? Perché questa c'è praticamente saturo, l'intersezione sta nella stanza di fronte, cioè probabilmente nel laboratorio da quell'altra parte. Cioè posso avere una corrente che è svariate decine di volte la corrente, anche centinaia di volte, la corrente che ho, la corrente magnetizzante, perché in questo caso si è parlato di corrente magnetizzante, che ho in condizioni di funzionamento nominale. Ok? Decine, centinaia di volte. E quindi che cosa succede? Che voi chiudete l'interruttore, se questo è un interruttore magnetotermico, lo vedete riaprire. Si riapre, perché quello dice, che sta succedendo? Lo scambio per un cortocircuito, perché sente una corrente molto alta, cioè una corrente che è dello stesso ordine di grandezza della corrente di cortocircuito, e quindi si riapre. Poi richiudete l'altra volta e si riapre, poi richiudete e rimane chiuso. Beh, sono stato fortunato. Perché siete stati fortunati? Perché probabilmente le prime due volte, io lo chiamo l'effetto Gastone e l'effetto Paperino, ma ormai Topolino non lo legge più nessuno. Gastone è quello sempre fortunato, e chiude quando alfa è uguale a pi greco mezzi, quindi chiude quando la sinusoide di rete sta passando vicino a uno dei due massimi, più o meno pi greco mezzi succede la stessa cosa da quelle parti. Paperino invece chiude quando alfa è uguale a zero, quando alfa è uguale a pi greco, cioè chiude quando la tensione di rete sta passando sotto zero. Ok? E dici, come se ne esce? Questa cosa mi sembrerà strana, ma all'inizio della mia carriera, quando insomma mi misi in testa di voler fare delle esercitazioni estensive con gli studenti del corso di macchine elettriche, all'epoca diciamo, ero a Napoli, e comprai questi trasformatori, ma chiesi al tecnico di montare delle basette, un po' come quelle che avete usato voi, quelle tutte diciamo, roba diciamo, inviata qualche anno fa, per collegare facilmente, per consentire agli studenti di collegare facilmente i trasformatori alla rete, no? Con un interruttore in mezzo, quello per proteggere. Il tecnico mi si è interrotto con il magnetotermico e succedeva esattamente questo. Mi venne a chiamare, mi disse, Ciro, insomma, che all'epoca poi c'era la tecnica, il professore. Qua succede una cosa strana. Ti voglio spiegare che in realtà non era strano. Come se ne esce? Perché ovviamente un interruttore per l'iniziazione di un trasformatore rete c'è sempre, al di là di quella che fate voi in esercitazione. In genere, quella protezione la si temporizza, perché il fenomeno, ripeto, si va esaurendo dopo 3-4 periodi di rete, di fatto il flusso ritorna, la componente transitoria sparisce, il flusso ritorna a coincidere col valore di regime, con l'andamento di regime, quindi il valore massimo del flusso ritorna a radical 2 più 1 diviso n 1, okay? Quindi si temporizza per 4-5 cicli della tensione di rete la protezione, oppure all'inserzione, oppure si utilizza, se invece di avere un interruttore normale, un sezionatore, più un fusibile però ritardato. Fusibile che ha una curva di intervento non particolarmente rapida, però chiaramente poi il fusibile ritardato lo ritrovate nel caso in cui avete poi un corto qui veramente sta funzionando, avete un corto che diciamo, dovete dimensionare bene in maniera tale che quel ritardo introdotto dall'intervento del fusibile vada bene per ottenere una sicura inserzione del trasformatore, ma non provochi danni qualora ci dovesse essere un cortocircuito in corsetto secondario. D'accordo? Domande? Quindi è chiaro? Il tecnico per la cronaca si chiama Sansone, adesso attenzione, e ogni volta lui si ricorda sempre di questa cosa, perché lui poi cioè, lui aveva questi interruttori, quelli proprio banali, con i fusibili, quindi aveva un sezionatore con un fusibile. E cambiava continuamente i fusibili, finché non riusciva a attaccarlo. Dopodiché diciamo, raccomandava a tutti di non staccarlo più, perché per tutta la giornata, perché sennò diciamo, chissà come era stato fortunato. Vabbè, giusto per dimostrarvi che spesso anche i calcoli riescono a governare i processi reali, concreti.
Forse della privacy, se dovevo citare il nome del tecnico, sarà ben contento. Adesso affrontiamo un altro problema, sempre concreto, che è quello della messa in parallelo di due o più trasformatori. Se è il caso di due trasformatori. Che significa? La linea primaria. Andiamo con A e B, due trasformatori, vedete, sono messi in parallelo, sono collegati alla medesima rete primaria e alla medesima rete secondaria. Chiamiamo col pedice A e col pedice B rispettivamente le grandezze dei due trasformatori, quindi qua avremo I con 2A e I con 2B, qui se volete N1A, N2A, numero di spire primarie e secondarie del trasformatore A, N1B, N2B, numero di spire primarie e secondarie del trasformatore B. Qui abbiamo una tensione di con 1, qui abbiamo una tensione di con 2, qui c'è una corrente che circola nel carico che chiamiamo I con 5. Ovviamente qui ho una potenza transitante che interessa il primo trasformatore, mettiamo P con A e qui andiamo P con B, e naturalmente la potenza che va sul carico, la P, la potenza complessiva che del parallelo in realtà ancora sarà uguale a P con A più P con B, mentre la corrente che va nel carico è uguale alla somma vettoriale, naturalmente, delle correnti secondarie di un trasformatore. Ovviamente l'altra condizione è che la V1A, la tensione primaria del primo trasformatore, è uguale alla V1B, cioè i due trasformatori sono paralleli e sono sottoposti alla stessa tensione primaria, chiamata V, V1, e analogamente la V2A è uguale alla V2B, sarà uguale. Allora, perché metto in parallelo due trasformatori? Andiamo prima a questa domanda. Beh, diciamo che ci sono sostanzialmente tre possibili ragioni che possono essere anche presenti insieme. Primo motivo banale: immaginate che questo sia il trasformatore che sta nella cabina di distribuzione di uno stabilimento, però che riceve l'energia direttamente in media tensione, sarà la sua cabina di trasformazione, oppure la cabina di trasformazione di che serve un certo numero di utenti civili in una zona della vostra città. A un certo punto aumentano i carichi, perché se si tratta di un'azienda, l'azienda è andata bene, sta aumentando il fatturato, ha messo una nuova linea di produzione, ha aumentato la potenza, il contratto in termini di potenza con il soggetto che vi fornisce l'energia elettrica, e chiaramente se qui c'erano per esempio 250 kV ampere, ho bisogno di 500, le strade sono due: o prendo il trasformatore dopo 150 kV e lo butto via, oppure ce ne metto un altro vicino. Ho fatto l'esempio 250-500, immaginate 250-750, che posso mettere in parallelo anche trasformatori che hanno potenze completamente diverse. Quindi prendo quello da 250 e lo butto via e ci metto quello da 750, oppure da quello da 250 ci aggiungo quello da 500 kV. Se ho spazio nella cabina fisico, oppure se mi conviene, perché devo fare un po' di conti, allargare la cabina per utilizzare questa soluzione. È evidente che la soluzione di affiancare un altro trasformatore costa di meno in termini di macchina, la macchina costa di meno, se la potenza è più bassa. E ha anche altri vantaggi che sono, diciamo, ragioni, ulteriori ragioni per l'accoppiamento in parallelo.
Se ho due trasformatori accoppiati in parallelo, io ho sicuramente un'affidabilità maggiore del mio sistema di trasformazione, perché qualora ci sia un fuori servizio di uno dei due trasformatori, posso continuare a esercitare una parte della rete con l'altra. Mi trovate? Quindi diciamo, ho una backup. Chiaramente non riesco a utilizzare tutta la potenza, utilizzerò una potenza ridotta perché naturalmente uso un solo trasformatore, però posso immaginare di fare una selezione gerarchica dei miei carichi. Se sono in ospedale, per esempio, le scialitiche, le macchine, le lampade che stanno sul tavolo operatorio, le luci in quella sala, i dispositivi salvavita e quant'altro diventano dei carichi privilegiati, e quei carichi garantisco una continuità di alimentazione nel caso in cui uno dei miei trasformatori vada fuori servizio e magari mi accontento invece di spegnere uno del parcheggio piuttosto che fermare l'ascensore o qualche altra cosa. D'accordo? Quindi, adeguamento della potenza, prima ragione. Seconda ragione, che può essere concomitante con la prima, miglioramento dell'affidabilità. Io posso fare una scelta deliberata: in una cabina di trasformazione di un ospedale ce ne metto due già in partenza. Quindi non ho il problema che è aumentata la potenza, la faccio deliberatamente con il trasformatore, ok? Perché voglio privilegiare l'affidabilità. Terzo motivo, un po' ancillare rispetto agli altri, che però può essere comunque utilizzato, abbiamo visto che i trasformatori hanno una curva di rendimento che non è costante al variare del carico. Se ho due trasformatori, io posso immaginare di ripartire il carico tra i due trasformatori quanto è possibile, in maniera tale da farli lavorare sempre il più possibile vicino al punto di massimo rendimento e quindi massimizzare il rendimento energetico del sistema. Bene, detto questo, allora vediamo quali sono le condizioni che devo soddisfare per avere un accoppiamento in parallelo ottimale. Per fare questo ricorriamo al circuito equivalente delle due macchine del parallelo e ci conviene fare utilizzare il circuito equivalente riportato al secondario. Quindi cominciamo dalla macchina A, io sintetizzo le impedenze in questo modo, perché sennò no, è una pesantissima rappresentazione. Quindi qui ci sarà la Z secondo 1A. Che cos'è Z secondo 1A? È l'impedenza del primario del trasformatore A riportata al secondario. Quindi è la somma della resistenza primaria riportata al secondario più G volte l'induttanza di dispersione, la reattanza di dispersione primaria riportata al secondario. Ok? Analogamente qui avrò Z con 2A senza nessun riporto, perché sono utilizzando il circuito equivalente riportato al secondario. Qui ho la mia impedenza del capo che chiamerò Z0A riportata al secondario. Piano piano si scioglie il circuito. Qui circola la corrente I con 2A senza nessun riporto. Perché? Perché sto utilizzando il circuito equivalente riportato al secondario. Qui avrò la corrente I con 1A riportata al secondario, quindi moltiplicato per il rapporto di trasformazione. E qui ho la mia V secondo 1A che è uguale a secondo 1A che è uguale alla V con 1A diviso il rapporto di trasformazione, dove T con A è il rapporto di trasformazione del trasformatore A, quindi è uguale a N1A diviso N2A, e analogamente batte 0 T con B N1D diviso N2B. E quindi per riportare la tensione al secondario, la tensione primaria la devo ricordare, moltiplicare per l'inverso del rapporto di trasformazione. Qua in mezzo poi ci metto il mio interruttore con il carico ZL. Da quest'altra parte ci mettiamo l'altro trasformatore. Dunque qua ci piazziamo questa corrente che chiamo I con 0 A, la corrente acuto del trasformatore A riportata al secondario. Quindi qui avrò Z2B Z secondo 1B Z secondo 0B quindi qui c'è la mia
con 2b, corrente secondaria. Qua c'è la t secondo 1b, questa è la tensione, la tensione primaria portata al secondario del trasformatore B, e quindi sarà uguale alla t con 1 b diviso t con b. Vi ricordo che t con 1 a e t con 1 b sono uguali a t con 1, quindi se volete qua possiamo pure fare t con 1 diviso t con b e t con 1 diviso t con a. Qua c'è la corrente I con 0B riportata al secondario, e qua c'è la corrente invece di carico I con C, che è la somma di I con 2A e I con 1B. Non ho fatto altro che rappresentare questo circuito, vedete? I due trasformatori sono in parallelo e ai morsetti secondari dei due trasformatori che sono collegati tra di loro è collegato il carico. È semplicemente la rappresentazione in termini di circuito equivalente di quello schema che vi ho proposto all'inizio. Ovviamente il circuito equivalente l'abbiamo riportato al secondario, perché vedrete può dire così, potevamo anche lavorare con i valori primari. Ma giusto perché vi ho visto un attimo perplessi, ma la z secondo 1A a cosa è uguale? Sarà uguale alla resistenza della primaria del trasformatore A riportata al secondario più J per la reattanza di dispersione primaria del trasformatore X1DA riportata al primario, al secondario, e così via anche per le altre. No, mentre invece Z2A è uguale direttamente a R2 più JX con 2DA, che non è riportato. E allora come è tutte le altre grandezze. Ci siete? Vado avanti? Qui chiaramente ho una tensione che è quella che ho battezzato essere V con 2, e quindi posso scrivere, se guardo questo lato del circuito, che V con 2 è uguale a V con 1 diviso T con A, sto applicando il secondo principio di Kirchhoff, a questa maglia, che sarebbe V con 2 meno V con 1 su T con A, lo porto più al secondo, quindi V con 2 è uguale a V con 1 diviso T con A, ma la facciamo così, invece di più. Poi c'ho meno Z2A che moltiplica I con 2A meno z, evidentemente qua potrei sbagliare, z secondo 1a che moltiplica i secondo 1a. Questi sono qua soli, sì, cerchiamo di scegliere la via più breve. So anche però che I con I secondo 1A è uguale alla corrente a moto in 0A riportata sempre al secondario più I con 2A, e quindi da qui posso scrivere che V con 2 è uguale a V con 1 diviso I con A meno Z2A per I 2A. Faccio la sostituzione qui, quindi viene meno Z secondo 1A per ancora I 2A meno Z secondo 1 A per I secondo 0A. Seguite? Quindi ancora V2 è uguale a V1 diviso I
il rapporto di trasformazione del trasformatore A, qua c'è il conduttore A, metto il conduttore A in evidenza, quindi per meno Z secondo 1 A più Z 2 A che moltiplica i conduttori A. Meno Z secondo 1 A che moltiplica i secondo 0 A. Ci siete? Spero di aver fatto bene. Con la maglia che non mi riesco a muovere la gomma. Naturalmente posso rifare lo stesso ragionamento anche per l'altro trasformatore. Che dite? Otteniamo la stessa espressione con la sostituzione del pedice A col pedice D, quindi avrò che D con 2 è uguale a D con 1 diviso T con D meno Z secondo 1B più Z 2B che moltiplica I con 2D meno Z secondo 1B per corrente a volto, trasformatore B riporta la seconda. Il fatto che ci sia V con 2 a primo membro esprime proprio che la condizione che i due trasformatori siano collegati tra di loro in parallelo, no? Il carico, cioè, è derivato dai morsetti secondari di entrambi i trasformatori. Bene, allora a questo punto posso uguagliare queste due espressioni e quindi ottengo che V con 1 che moltiplica 1 su T con A meno 1 su T con B porta al primo membro. Faccio la differenza meno a meno, va bene? Quindi meno, scusate, questo per brevità è l'impedenza di cortocircuito del trasformatore A riportato al secondario, vedete? Z secondo 1A più Z 2A è l'impedenza longitudinale del trasformatore, quella che viene chiamata anche impedenza di cortocircuito, perché voi sapete che nella prova in corto posso trascurare la presenza di questo ramo, metterla a monte, ma di fatto la trascuro perché la prova in cortocircuito viene fatta alla tensione di cortocircuito, quindi la tensione che è dell'ordine del percento, 4-10% della tensione nominale, quindi quelle correnti, la corrente a voto, già normalmente in posizione nominale l'1% della corrente nominale è veramente trascurabile. E analogamente questa impedenza qui è l'impedenza di cortocircuito del trasformatore B riportata al secondario. Quindi viene fuori meno Z secondo CCA che moltiplica I con 2A più Z secondo CCB che moltiplica I con 2B, poi viene meno Z secondo 1A per I secondo 0A più Z secondo 1B per I secondo 0. Controllate sempre, non c'è da cancellare nulla. D'altra parte però vale questa relazione, che la corrente nel carico è uguale alla somma delle correnti secondarie dei due trasformatori, quindi posso far sparire in quella, in quell'espressione la I con 2B. La I con 2B è uguale alla corrente nel carico meno la corrente secondaria del trasformatore A. E quindi qui verrà, qua c'è uguale a 0, andiamo da questa parte così guadagniamo spazio, quindi V con 1 che moltiplica 1 diviso T con A meno 1 diviso T con B. Allora al posto di più di uguale viene tale quale, quindi meno Z secondo CCA riportato al secondario. Il cortocircuito trasformatore A riportato al secondario per I con 2A,
Poi qui zeta secondo in CCB viene moltiplicata per i con C. Zeta secondo CCB moltiplicata dalla corrente di carico viene meno ancora zeta secondo CCB moltiplicato da i con 2A. E poi c'è il termine delle correnti a vuoto, quindi meno z secondo 1a per i secondi 0a z secondo 1b per i secondi 0b. Allora, proviamo a ricavarci, un solo passaggio a ricavarci la i con c, la cosa espressiva, i con c sarà uguale a anzi no, scusate, ricaviamo i con 2a. Allora, i con 2a lo porto al primo membro e quindi viene moltiplicato per la somma delle z a cc, quindi al secondo membro rimane b con 1 per 1 diviso t con a meno 1 diviso t con b, poi rimane meno z secondo 1a per i secondo 0a più z secondo 1b per i secondo 0b, tutto questo diviso z secondo di cortocircuito del trasformatore a più la seconda di corto circuito del sfondatore B, e poi viene i con C, quindi più viene Z secondo CCB diviso Z secondo CCA più Z secondo CCB. Dovrebbe essere giusta, mi sembra, anzi è basta. Avete seguito? Allora guardate, posso andare avanti? Guardate, la corrente erogata al secondario dal trasformatore A risulta somma di due termini. La cosa che balza subito agli occhi è che un termine, come è logico aspettarsi, dipende dal carico, cioè da quanta corrente il carico sta chiedendo. Quindi quindi ci dice come il trasformatore A contribuisce alla corrente di carico. Vedete? L'altro termine invece è indipendente dalla corrente di carico. Anche se questo interruttore che io ho messo qui per scollegare il carico fosse aperto, questo termine sarebbe ovviamente uguale a zero perché si annullerebbe i con C, ma questo termine sussiste in ogni caso. Cosa rappresenta questo termine? Questo termine rappresenta proprio la corrente di circolazione che si stabilisce nella maglia che si viene a creare, si viene a formare tra i secondari di due trasformatori. Adesso ve la tratteggio qui. È una maglia che è sempre presente anche quando il carico è sconnesso. Quindi questo termine è la corrente di circolazione, tant'è che se adesso vado a calcolarmi la i con 2b, guardate, ce la caviamo subito la i con 2b, perché i con 2b più i con 2a deve fare i con c. Quindi i termini di circolazione, come saranno i termini di circolazione? Saranno uguali e opposti, per forza, no? Quindi qua sarà esattamente meno tutto questo, quindi i con 1 che moltiplica 1 su t con a meno 1 su t con b
meno z secondo 1a per il secondo 0a più z secondo 1b per il secondo 0 diviso la somma delle impedenze di cortocircuito trasformatore A e del trasformatore B riportate al secondario più qui come sarà il termine, il contributo al carico. Qua ci sarà z secondo cca, se qui c'era ccb qua c'è cca e il denominatore è sempre lo stesso, z secondo cca più z secondo ccb per il c. In maniera tale, vedete che quando li vado a sommare, il termine di circolazione va via perché sono uguali e opposti, e la somma di questi due termini fa esattamente i concili, perché viene una frazione in cui il numeratore è uguale al denominatore, quindi è unitario. Allora, quindi, anche la corrente del trasformatore B è somma di due termini, un termine di circolazione che è uguale opposto a quello di prima, per forza, e il termine che rappresenta il contributo al carico fornito dal trasformatore. È evidente che per un accoppiamento ottimale dei due trasformatori io devo fare in modo che il termine di circolazione sia uguale a zero, perché è un termine che dà luogo soltanto a dissipazione, perché in ogni caso gli avvolgimenti del trasformatore hanno una loro resistenza, quindi c'è una dissipazione connessa alla circolazione di questo termine, di questa corrente, che non contribuisce a trasferire energia al carico, però aumenta la dissipazione del sistema, quindi del parallelo, per cui io devo cercare di annullare questo termine. Quindi la prima condizione che mi viene fuori, che per essere anche banale, che T con A deve essere uguale a T con B, perché il peso principale di questo termine è rappresentato proprio dal contributo fornito dall'eventuale differenza nei rapporti di trasformazione di due trasformatori. Quindi i due trasformatori devono avere lo stesso rapporto di trasformazione. Del resto, se io devo avere la stessa tensione al primario, la stessa tensione al secondario, voglio dire, ce la potevamo andare anche per un'immaginazione, insomma, in qualche modo, se avessimo voluto scommettere, avremmo scommesso di avere lo stesso rapporto di trasformazione. In realtà però questo non basta, perché in qualche libro voi trovate scritto che è sufficiente avere lo stesso rapporto di trasformazione per annullare la corrente di circolazione. Non è vero, lo vedete da questa relazione, solo questa relazione me lo dà, per cui io preferisco farla, anche se è un pochino più pesante rispetto ad altre trattazioni, perché quando sparisce questo termine rimane comunque il contributo dovuto a questi termini qui. Vedete, queste sono le cadute di tensione, questa è la corrente a vuoto del trasformatore A, questa è l'impedenza primaria del trasformatore A, quindi è la tensione, la caduta di tensione che ho in condizioni di funzionamento a vuoto. Allora, quando vado ad acquistare il trasformatore, perché qui di nuovo torniamo un attimo nell'alveo tecnico ma anche amministrativo, io nel momento in cui ho già un trasformatore e ne devo comprare un altro che devo, diciamo, accoppiare in parallelo, farò un capitolato d'acquisto. Quindi prima condizione, rapporti di trasformazione lo stesso, chiaramente tensione primaria nominale, tensione secondaria nominale devono essere uguali naturalmente, e dopodiché se volessi proprio avere il miglior rendimento dal punto di vista energetico rispetto a questo problema della corrente di circolazione, dovrei chiedere anche che siano uguali questi due termini. Ovviamente quando si acquista non si entra nel dettaglio delle impedenze delle cose, ma dovreste chiedere che le cadute di tensione a vuoto dei due trasformatori siano le stesse. Cioè dovremmo avere che z secondo 1a per i secondi 0a sia uguale a z secondo 1b per i secondi 0b. Diciamo che questa condizione qualche volta è presente nei capitolati, ma normalmente, diciamo, il termine che viene generato da queste, da un'eventuale differenza tra le due cadute di tensione è molto piccolo, per cui, diciamo, può anche essere spesso sovente omesso, diciamo. Quindi l'importante è che sia uguale il rapporto di trasformazione. Se voglio essere preciso, devono essere uguali anche questi due termini che rappresentano le cadute di tensione a vuoto dei due trasformatori. Vi trovate che la caduta di tensione a vuoto, no? Perché se il primo trasformatore lavora a vuoto, la I con 2A è 0 e quindi
la caduta di tensione che avete è proprio pari alla corrente avuto per l'impedenza del primario. Allora, immaginiamo di aver soddisfatto la condizione che la corrente di circolazione sia nulla, o comunque di poter trascurare che la corrente di circolazione eventualmente presente, di poterla trascurare. Quindi alla fine avremo che I con 2A è uguale a Z secondo CCD diviso Z secondo CCA più Z secondo CCD per I con C, e I con 2D è uguale a Z secondo CCA diviso la somma delle impedenze di tutto il circuito che porta al secondario, Z secondo CCA più Z secondo CCD per I con C. Queste due relazioni ci dicono come la corrente di carico si ripartisce fra i due trasformatori. O se lo vedete dall'altro punto di vista, qual è il contributo che ciascun trasformatore fornisce al carico. Li trovate? Beh, provo a farvi capire questo concetto. Abbiamo detto che i due trasformatori non necessariamente devono avere la stessa potenza. Se non necessariamente hanno la stessa potenza, non necessariamente hanno la stessa corrente nominale, le stesse correnti nominali. Quindi immaginate di avere un trasformatore, per esempio, una situazione proprio classica che si verifica spesso nella cabina di trasformazione, 500 kV da mettere in parallelo con 1 da 250. La corrente nominale di uno è il doppio dell'altro, per forza, no? Se la potenza è il doppio, le tensioni sono le stesse, la corrente sarà il doppio. Qual è la ripartizione ottimale tra le correnti dei due trasformatori? È evidente che io voglio che la potenza, l'abbiamo scritto sopra, sia uguale alla somma delle potenze dei due trasformatori. Per ottenere questo, il rapporto I con 2A rispetto al valore nominale di I con 2A della corrente secondaria deve essere uguale a I con 2B diviso I con 2BN. Cioè, per ogni condizione di carico, la ripartizione delle correnti fra i due trasformatori deve essere tale che il rapporto rispetto alla rispettiva corrente nominale sia lo stesso. Perché? Ragioniamo insieme. Quando il trasformatore A arriva alla corrente nominale, il trasformatore B dove deve stare? Deve essere anche lui alla corrente nominale, no? Perché se il trasformatore B sta sotto la corrente nominale, oltre non posso andare, perché A supererebbe la corrente nominale, quindi sarebbe una condizione di funzionamento non ammessa. Quindi di fatto, se quando arrivo al nominale di A, B non sta al nominale ma sta sotto, io sto usando B con una potenza più bassa, quindi la potenza del parallelo non è la somma delle potenze. Viceversa, se quando arrivo al nominale di A, B sta oltre il nominale, quella è una condizione non realizzabile, devo abbassare la corrente assorbita e quindi devo fare in modo che B sia nominale e A sarà più sotto e quindi di nuovo mi trovo con una potenza più bassa. Quindi per garantire la condizione che la potenza risultante del parallelo sia pari alla somma delle potenze dei due trasformatori che costituiscono il parallelo, deve essere verificata la condizione secondo la quale in ogni condizione di carico ciascun trasformatore è caricato in misura proporzionale alla rispettiva potenza nominale, trovate scritto nei libri, è caricato in misura proporzionale alla rispettiva corrente nominale. Vi è chiaro questo concetto? Bene, come si traduce questo? Diceva, come facciamo? Allora, proviamo a cancellare queste due bombe, mi dà un po' di spazio. Torniamo a questa relazione, vedete? Se faccio il rapporto fra I con 2A e con 2B ottenete che questo rapporto è uguale a Z secondo CCD diviso Z secondo CCA. Vi faccio notare che questi sono rapporti vettoriali, eh? quindi Z secondo CCA per I con 2A deve essere uguale, è uguale sempre a Z secondo CCD per I con 2B. E questo ce l'ha detto l'elettrotecnica quando abbiamo studiato il circuito formato dal parallelo dei trasformatori, abbiamo individuato come si ripartisce
la corrente tra i due secondari. Beh, allora a questo punto ZCCA, questo lo scrivo come I con 2 AN per I con 2 A diviso I con 2 AN, quindi moltiplico e divido per la corrente nominale, quindi non ho modificato, non c'è trucco e non c'è inganno, quindi con prestigiatura. Questo deve essere uguale a Z secondo CCB per la corrente nominale secondaria del trasformatore B per I con 2B diviso I con 2B. Allora adesso, per un accoppiamento ottimale, fin qui diciamo era, derivava dall'applicazione di Kirchhoff, io voglio che questo rapporto sia uguale a questo, l'abbiamo scritto solo qui, vedete? Perché? Perché questa è la condizione che ci consente di avere una potenza risultante pari alla somma delle potenze dei singoli trasformatori. Guardate che voi non lo trovate scritto così nel testo, non ho capito mai perché, mi sembra più facile capire così, ci stanno i passaggi. Da qui quindi si ricava che Z secondo CCA per I con 2 AN deve essere uguale a Z secondo CCB per I con 2 BN. Ma il prodotto dell'impedenza totale tra longitudinale del trasformatore per la corrente nominale che cos'è? L'impedenza per la corrente nominale è proprio la tensione di cortocircuito. Quindi qua viene fuori che la tensione di cortocircuito secondaria del trasformatore A deve essere uguale alla tensione di cortocircuito secondaria del trasformatore B. Se adesso passo alle tensioni in per unit, in percentuale, poiché diciamo la tensione secondaria è la stessa per entrambi, moltiplicato 100 e moltiplicato 100, quindi esce fuori che VCC percentuale del trasformatore A deve essere uguale a VCC percentuale del trasformatore B. Cioè la condizione che assicura, vedete come diventa poi semplice, alla fine si traduce dal punto di vista contrattuale nell'uguaglianza delle tensioni di cortocircuito. Cioè per fare in modo che la potenza risultante del parallelo sia la somma delle potenze dei singoli trasformatori, il che significa per fare in modo che in ogni condizione di carico ciascun trasformatore si carichi in misura proporzionale alla rispettiva potenza nominale, è sufficiente che siano uguali le tensioni di cortocircuito dei due trasformatori. E ricordate quando abbiamo parlato della prova di cortocircuito, ho detto che avrei spiegato l'importanza della tensione di cortocircuito, ho fatto vedere prima la tensione di cortocircuito come valore che ci consente di ricavare la corrente di cortocircuito permanente. Poi la tensione di cortocircuito gioca un ruolo fondamentale qui nell'accoppiamento in parallelo, ecco perché l'Enel quando chiede, quando fa il capitolato per i trasformatori di distribuzione chiede sempre 4%, perché non è che non può mettere un trasformatore da 5%, poi però deve mettere, se ci accoppio qualcosa in parallelo in futuro dovrà metterne uno da 5%, quindi avrà un trasformatore con la tensione di cortocircuito del 5%, un altro con 4%, un altro con 3,6%, ha standardizzato il valore e chiede sempre lo stesso valore, in maniera tale che tutti i trasformatori che ha a disposizione possono essere intercambiati, ovviamente a patto che siano soddisfatti le altre condizioni, e messi tra di loro in parallelo. Quindi se vi chiedono, non soltanto all'esame, ma in un colloquio di lavoro che può capitare, ma perché le tensioni di cortocircuito devono essere uguali, cioè, anzi, capovolgiamo la domanda, mettiamoci al più in positivo. Ma due trasformatori con tensioni di cortocircuito diverse, li posso accoppiare in parallelo? La risposta è sì. Però avete una potenza risultante del parallelo che è più piccola della somma delle potenze nominali. E in particolare, se ci andate a ragionare, uno dei due è limitante, no? Perché quando uno arriva alla corrente nominale, l'altro sta più sotto. Se ci andate a ragionare, sta più sotto quello con l'impedenza di cortocircuito più alta. Quindi vi potete calcolare quant'è questa limitazione di potenza. È un passaggio. Quindi, due trasformatori devono avere, per essere collegati in parallelo, devono avere lo stesso rapporto di trasformazione, questo è proprio mandatory, obbligatorio, per forza, perché se no diciamo quando li collegate insieme fate una stufa, non fate un collegamento parallelo, cioè
comincia a dissipare lavagne interne, indipendentemente se ci collegate un carico, devono avere la stessa tensione di cortocircuito per fare in modo che la potenza risultante sia la somma delle potenze. E poi c'è una terza condizione, e ci sono vari modi di dimostrarla. Io personalmente preferisco questo, che mi sembra molto semplice, però troppo semplice. Sostanzialmente io che la mia corrente, io ho una corrente I con 2 A e una corrente I con 2 B. La risultante di queste due correnti mi dà la corrente I con C, è vero? E come sono messe? Le due correnti sono diverse in generale, sarebbero uguali se i due trasformatori avessero la stessa potenza nominale, no? Perché significa che in ogni condizione non è la stessa corrente. Però in generale, per esempio, qua mi sono messo che una è doppia dell'altra, per esempio ho ipotizzato che sia un trasformatore abbia una potenza doppia dell'altra. Bene. Da un punto di vista energetico, fissata la I con C, io voglio ottenere questa I con C con la minima corrente I con 2A e la minima corrente I 2B. Però io posso, diciamo, questo si può allargare e si può stringere, immaginando che I con C però è fissato, io voglio una certa corrente di carico. Qual è la configurazione I 2A e I 2B che mi dà una certa corrente di carico con la minimo, con minima ampiezza di 2A e 2B? Quando si verifica? Quando i 2A e 2B sono in fase. Però, se voi li pigliate uguali, per esempio, se stanno a 90 gradi, la I con C è questa qua, è un unione radical B. Se sono uno sull'altro, uno è la metà, deve essere esattamente la metà della I con C. Cioè, quando le due correnti sono in fase, quando le due correnti sono in fase, componenti, io a parità di con C le due correnti sono le minime possibili. Mi convince questo? Bene, questo significa quindi che non soltanto le tensioni di cortocircuito devono essere uguali, ma devono essere uguali, poiché lo sfasamento di queste correnti dipende dalle impedenze di cortocircuito, devono essere uguali le fasi, gli argomenti delle impedenze di cortocircuito, alias devono essere uguali i cosenfin di cortocircuito. Cioè l'ulteriore condizione quindi è che cosenfin CC il trasformatore A deve essere uguale a cosenfin CC il trasformatore B. Perché se voi andate a fare, cioè l'argomento di 2A e di 2B deve essere lo stesso, in maniera che non ci sia sfasamento. L'argomento di 2A a cosa è uguale? Fa qualche testo, guardiamo questa relazione, questo è il rapporto, l'argomento è uguale alla differenza tra l'argomento di sopra e l'argomento di sotto, no? Il numeratore del denominatore, quindi argomento z secondo ccd meno argomento di z secondo cca più z secondo ccd e poi più l'argomento di con c. Fate la stessa cosa anche per l'argomento di 2A, di 2B. Sarà l'argomento di Z secondo CCA meno l'argomento di Z secondo CCA più Z secondo CCB più l'argomento di C. La fase, l'argomento, quello volete chiamare. Se adesso imponete che questi due siano uguali, guardate a fare la differenza membro a membro, questo va via, questo va via, questo va via, questo va via, devono, affinché questi due siano uguali, devono essere uguali gli argomenti di z secondo ccb e z secondo cca, cioè devono essere uguali così via, cioè le impedenze di cortocircuito devono avere lo stesso argomento, la stessa fase. Allora, ricapitolando, le condizioni sono tre, anzi, per essere precisi, forse 3,5 per l'accoppiamento in barra dell'ottimale. Uguaglianza dei rapporti di trasformazione, allo 0,5 aggiungerei uguaglianza, ma diciamo è una cosa raffinata che fa fare una bella figura, uguaglianza delle cadute di tensione a vuoto
per annullare completamente il termine di circolazione. Capite bene che il rapporto di trasformazione, tensione di cortocircuito, costruttivo di cortocircuito sono, diciamo, macro parametri esterni. Quando andiamo sulla tensione a vuoto, entrano le impedenze. Poi l'ho cancellato, l'uguaglianza delle cavità uguaglianza delle tensioni di cortocircuito, uguaglianza dei cosenti di cortocircuito, nell'ordine di, diciamo, di stringenza, di importanza, perché rapporti di trasformazione diversi non se ne parla proprio. Tensioni di cortocircuito diverse potrebbero funzionare, cosenti di cortocircuito diversi potrebbero funzionare, ma non con il miglior rendimento possibile, perché mi dà, a parità di correnti di carica, ho delle correnti secondarie di trasformatore più grandi di quelle che potrei avere qualora se dei cosenti di cortocircuito fossero uguali. C'è una, voi farete un'esercitazione sul parallelo, c'è un'ulteriore attenzione, accortezza da avere quando si collegano in parallelo con il trasformatore, ovviamente fare in modo che le tensioni secondarie nel circuito secondario siano fra di loro in opposizione di fase. Devono essere collegati i corsetti omologhi, perché questa cosa è importante, la vedremo sui trasformatori, se trifase si trasforma in un'ulteriore condizione aggiuntiva. Perché? Perché se le due tensioni sono invece in fase fra di loro, io nella maglia interna le due tensioni si vanno a sommare, e quindi ho un bel corpo, quasi. Quindi devo stare attento quando collego insieme le due trasformatori, una volta che ho verificato che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui abbiamo parlato, che proprio fisicamente, quando vado ad effettuare la connessione, devo connettere i secondari in maniera tale che le tensioni secondarie siano in opposizione di fase nella maglia interna. Questo si traduce prendendo i morsetti omologhi di due trasformatori. Avete visto, non c'è un allinti, zero. Se no, diciamo, voi qui le avete di fatto le sommate nella maglia interna. La maglia interna è una maglia, cioè come se io ho cancellato, però ve lo ricordate, c'era ticon 1 per 1 su ticon A meno 1 su ticon B, e come lì mi compare 1 su ticon A più 1 su ticon B. Quindi anche se i rapporti di trasformazione sono uguali, no? Non andrà mai via quella corrente di trasformazione. Domande? Non mi fate preoccupare, perché non è possibile. Sono stato tutto. Vabbè, sul trasformatore parallelo faremo e un'esercitazione numerica e un'esercitazione sperimentale. In maniera tale che proprio se poi non lo sapete è colpa vostra.